Avvocato Di Mauro, alla fine il centrodestra ha ritenuto di convergere sulla sua candidatura, non tenendo conto di una parte della coalizione che puntava sul tema della discontinuità rispetto alla vecchia amministrazione. Qual è il suo commento su questo e quali sono i principali punti del suo programma? Ma innanzitutto è normale dialettica politica dei momenti preelettorali, c'è il dibattito all'interno delle coalizioni, ci si confronta sui punti e su quelle cose che sono importanti per l'uno o per l'altro partito, alla fine si trova la quadra e sicuramente nei prossimi giorni avrò voglia e modo di parlare con tutti per coinvolgerli e per spiegargli quelle che sono le cose che vogliamo fare per la nostra città. Anche sul tema della discontinuità, parleremo anche di questo perché è vero, serve la discontinuità dal punto di vista mentale, comportamentale. Serve una discontinuità di questa città a quello che è avvenuto fino ad oggi. Dobbiamo cambiare completamente il registro. La prima cosa da fare è certamente puntare tutto sulla sicurezza. Purtroppo veniamo da un evento 2 giorni fa veramente drammatico e mi preme veramente di cuore mandare un affettuoso abbraccio alla famiglia della signora Franca. Non può succedere più che una persona per andare al lavoro una mattina si ritrovi purtroppo in un incidente che le costa la vita. Dobbiamo dare ai cittadini di Foggia una città più sicura. Questo sarà uno dei nostri primi impegni e lo faremo coinvolgendo il governo nazionale, chiedendo più impegno ancora di più alle forze dell'ordine, già rispetto a quello che grandemente fanno, e poi naturalmente dal punto di vista amministrativo-politico donare ai cittadini delle strade più sicure perché siano certi di poter tornare a casa la sera nella massima sicurezza.